Avevo 18 anni quando morì mia madre, una meravigliosa donna egiziana. Mio padre era morto qualche anno prima. Rimasta così sola e senza appoggi, mio zio paterno, Jean, conte di Rogron, mi fece rientrare in Europa e si premurò di farmi andare a casa sua, dove venni accolta benevolmente e affettuosamente, come una figlia. Iniziò così per me una nuova vita. Piacevole, senz'altro, ma, confesso, alquanto monotona. Lo zio Jean era un uomo indubbiamente affascinante, dolce, affettuoso, un po' troppo controllato, e non riusciva a nascondere la profonda tristezza che si trascinava dietro da 25 anni, dall'epoca in cui gli morì la sua adoratissima moglie, mettendo al mondo Franz, il mio bel cugino che ora mi si... Era proprio un bell'uomo, lo zio Jean. Eccolo qua, Franz. Un gran bravo ragazzo, con un carattere forse un po' troppo chiuso e sognatore. Insomma, la mia nuova vita scorreva tranquilla e monotona, senza che succedesse mai niente. Sempre le stesse cose, le stesse cose. Ora, per esempio, lo zio Jean, posando il tovagliolo sul tavolo, proporrà di prendere il caffè, che ci verrà come sempre servito dal solito Pupido. Ah, dimenticavo di presentarvelo. Eccolo qua, Pupido. Una via di mezzo tra lo scemo del villaggio e un selvaggio. Un essere dalla mente sconvolta, ma tutto sommato... Il discorso più lungo che lo abbia mai sentito fare è stato... Era l'ombra dello zio Jean, il suo cane fedele. Per lui si sarebbe anche gettato nel fuoco se glielo avesse chiesto. È gelosissimo del suo padrone e anche un po' di Franz. Per lui tutti gli altri sono degli intrusi, per non parlare delle donne. Ecco, vedete? Serve molto gentilmente il caffè allo zio e a Franz. Ma quando si tratta di me, lo zucchera lui e quasi me lo tira. Ah, dimenticavo. Il buon Franz, il piccolo Beethoven, come lo avevo soprannominato, ora ci delizierà a Riesta Generale con qualche suo allegrissimo pezzo. Lo zio dichiarerà la solita guerra personale con i fiammiferi, che regolarmente non vorranno accendersi. E altrettanto regolarmente il solito Pupido risolverà questa guerra in favore del suo padrone, il quale padrone, come al solito, lo ricompenserà con qualche graditissimo buffetto sulle guance. Che vita! Ti riconosco, sei Elettra della Die. Solo tu facevi questi scherzi quando avevi 12 anni. Lo dici come se fossero passati 100 anni da allora. No, ma oltre 12, sì. Sono felice che tu sia tornata. Senti, com'era? Com'era l'ora? Era bellissima. Però ho sentito nostalgia di questi posti, sai, di te e di tutti. Come sta tuo padre? Benissimo. Quando saprà che sei tornata, organizzerà un ballo per trovarti marito. Thank you.
sorella. Ha ragione Franz. Ha ragione a dire che sei deliziosa. Voi siete sempre lo stesso, solo che non provo più per voi la soggezione di un tempo. E devo dire che ne sono contenta. Sapete che da bambina vi consideravo il mio principe azzurro? Ora posso confessarvi. Sembra di essere Cenerentola. E questo ruolo non mi dispiace. Beh, meno male. Tu permetti? Hai visto il parco di notte? No, mai. Questa sera c'è una luna splendida, è una meraviglia. Vieni, ti farò vedere anche il nuovo chalet di caccia. D'accordo. Speriamo che non ci siano gli spiriti, però. Su, vieni. Sì, un posto molto carino. Magari un po' appartato per condurci una signorina, non ti pare? Ah, prego. Grazie. Bello, no? Ah, sì, molto, molto carino. Senti, basta adesso. Piuttosto dimmi, cosa dicevi prima a proposito della caccia? Ah, sì, sì, dicevo che domani sei invitata alla più curiosa caccia alla volpe che esista. Ah, sì? Senza cavalli e senza cani. Oh. È una cosa semplicissima. Basta aspettare tranquillamente che la volpe spinta dalla fame esca dalla tana e resti intrappolata tra i bimini. È solo una questione di tempo. Come sei impressionabile. E come sei adorabile, Elettra. Elettra, mi stai facendo impazzire, sai? No. No, vieni qui, non scappare. Elettra. Pupito.
Ti ho chiesto dove è Franz, rispondi. Entrate in pieno. Mi avete fatto paura, sapete? La volpe ha avuto senz'altro più paura di te. Anche se ormai non ha più motivo di preoccuparsi. Lo credo. È morta. La morte non esiste. La morte è una proiezione della vita su un altro piano. È una preparazione alla vita. È bello qui. Sì, è bello. C'è tanto verde. Per questo sono contenta di essere tornata da Londra. Solo per questo? Ha un'aria così malinconica, così affascinante. Sono convinta che è il tipo d'uomo capace di far felice qualsiasi donna. Sì, hai ragione. È un uomo affascinante. Con quel suo sorriso enigmatico è così interessante. Un interesse che lo pone al di fuori di ogni età. Con lui l'età non ha alcuna importanza. Scusa. Senti. Ma stiamo parlando della stessa persona, vero? Di Franz? Oh, ma certo. E di chi altri mai potremmo parlare? Ah! Per un attimo ho avuto l'impressione che ti riferissi al conte. Da solo riesco sempre a vincere. Ecco fatto. Chi è quella matta mezzanuda che si rifiuta d'Apollo? Ma è Daphne. Ah, che per salvare la sua purezza si fece trasformare in un tronco di alloro. Che stupido. Franz, che dici? Daphne è la purezza. Daphne è il vento, il sole, la pioggia. È il profumo degli alberi. È il mistero del bosco. I fiori. È l'amore. Boom! L'amore non è soltanto fatto di sensazioni terrene, di sensazioni tangibili, precise, come pensi tu. Non è così. L'amore che intendo io è di più, è molto di più. È qualcosa di impalpabile che ti avvolge, che ti circonda, ti appaga, ti inebria, ti sconvolge, ti placa. Ehi, Pierrette, che succede? Avanti, svegliati. Esci dal bosco, torna a casa. No, Franz, preferisco restare con Daphne. Mi piace correre nuda nel bosco, come lei, in sogno naturalmente. Mi piace sentire il fresco dell'erba sulla pelle, il calore del sole che filtra attraverso i rami, il profumo aspro delle piante. Ma tu queste cose non le puoi capire, queste cose sono più grandi di te, Franz. Franz! Franz! Elettra, che piacere rivederti. Sono felice. Bene. Eccomi qua, Franz. T'avevo detto che sarei venuta a trovarti presto. L'avevo detto e l'ho fatto. Sai una cosa, Franz? Questa casa non mi fa più paura come una volta. Bene, mi fa piacere. In un certo senso mi ci sto quasi affezionando. Questo mi fa ancora più piacere. Buongiorno, Elettra. Buongiorno. Sulla carrozza, Pupito, sei pazzo, Pupito! Che succede?
Stupido! Vieni qua! Che fai? Stupido! Non metti cavalli la strada! Stupido! Stupido! Vieni qua! Non ci provare mai più! Io t'ammazzo! T'ammazzo! Ma come ti permetti? Io ti chiudo nella strada! Disgraziato! No! Improvvisamente, quasi come una folgorazione, ebbi l'esatta visione del tragico gioco che il destino stava conducendo con fili invisibili. L'arrivo di Elettra aveva ormai irrimediabilmente compromesso quell'equilibrio che anni e anni di pacata monotonia avevano instaurato nelle loro esistenze. Franz si innamorò di Elettra perdutamente. Mentre lo zio Jean osservava con molto sgomento il palese interesse di Franz per Elettra. Io sono veramente commosso dell'onore che è stato fatto alla nostra famiglia. Questi gentili signori hanno da dirmi qualcosa che ti interessa direttamente. Le parole di vostro padre e soprattutto la sua accoglienza, che voglio sperare sia anche la vostra, hanno reso la nostra missione estremamente piacevole. Abbiamo avuto l'incarico da parte del conte Rogron di chiedere la vostra mano. Un colloquio riservato con vostro padre è richiesto dal signor Conte e spero che venga concesso al più presto. Se voi siete d'accordo, noi siamo autorizzati a fissare la data e ci siamo impegnati, io e il barone Hogan, a fare da testimoni per il signor Conte. Sempre che la nostra presenza incontri il vostro gradimento. L'unica condizione posta al matrimonio dal signor Conte è che esso venga celebrato senza alcun cerimoniale nella più stretta intimità. Vorrà comprendere le circostanze, signorina Elettra. Io spero che tu sia felice quanto me della richiesta. Oh, sì, papà. Bene, signor Deladier, direi che il matrimonio potrebbe aver luogo oggi a 8. È il tempo minimo per l'espletamento delle formalità necessarie. Certamente, comprendo benissimo che le circostanze impongono tutt'altra cosa, ma comunque... Pupito, perché se n'è andato Franz? Che cosa è successo? Stanno tutti in chiesa. Il matrimonio sta per essere celebrato, ma Franz non c'è. Dov'è Franz? Dov'è Franz? Gli hanno spezzato il cuore. Io ti invidio, sai, Pupito, tu non capisci. Tu non capisci più né il bene né il male. Il tuo padrone non doveva sposare Elettra. Non doveva. Io non...
Non ho visto l'amore nei suoi occhi, ma ho visto tanta disperazione negli occhi di Franz. Dove è andato? Dove è andato? Sarà felice. Grande onore. Elektra! Elektra!
Sua. È colpa sua se Diletta è morta. Diletta, mia moglie, la mia vera e unica moglie. È lui che l'ha uccisa. È lui che doveva morire. Elettra, ti prego di scusarmi se non sono venuta al tuo matrimonio. Credi di poter accettare ancora i miei auguri? Ti ringrazio, soprattutto per essere tornato. Sono felice. Molto felice. Al di là di quanto io stesso potessi immaginare. È certamente la vicinanza di Elettra. Ah, scusatemi. Barone Haugan. Allora, caro barone Haugan. Quando è che ci vogliamo decidere? Io sono ansioso. Sì, di restituirvi con la testimonianza. Io spero che anche voi lo facciate presto, quest'asso. E vi auguro di poter fare un matrimonio perfetto, perfetto come ho avuto la fortuna di fare io. Però per voi dovrebbe esistere un'altra lettera. Beh, la cercherò. Ce n'è una sola al mondo. A giudicare dalla faccia che hai dopo solo 2 mesi di matrimonio, non sembri così felice come papà pretenderebbe che fossi. Neanche tuo padre lo è, anche se ostenta il contrario. Lui non è capace d'amare. Lui ti odia. Odia me. Odia l'amore. Elettra, tu stai parlando di un'altra persona. Invece sto parlando proprio di tuo padre. E allora mi stai prendendo in giro? Stai scherzando? Lui ti odia fin dal primo giorno in cui tu sei venuto al mondo. Ti odia perché secondo lui sei stato tu a uccidere tua madre. Per questo mi ha sposata. Solo per togliermi a te. Tu stai soltanto farneticando, Elettra. Se fosse vero quello che dici, perché l'hai sposata allora? Perché l'amavo. E nonostante tutto, lo amo ancora.
Certo, come no? Tu ami un mostro che sarebbe stato capace per 25 anni di fingere tanto amore verso il figlio, da dedicargli tutta la vita, tutto se stesso. Perché questo è mio padre, Elettra. Un uomo che mi ha fatto capire il bene e il male. Un uomo che mi ha insegnato tutto. Anche ad amare. E poi arrivi tu e scopri che lui è un mostro. In altre circostanze troverei la cosa divertente. Divertente. Credevo che fosse Franz. Sono due giorni che non lo vedo. Già, dal pomeriggio del tè. Anch'io non l'ho più visto da quel giorno. Mi era sembrato preoccupato. Gli ho detto la verità, Jean. Gli ho detto tutta la verità. E questo deve averlo sconvolto. Quale verità? Quale verità? La nostra verità. Quella che tu mi hai regalato la prima notte di nozze. Non potevo tenermi tutto dentro. Cosa? Sì, Jean, sì. E credi, non è stato facile per me. Ho detto a Franz che ti amavo. E che, nonostante tutto, ti amo ancora. Ma a volte non ne sono più tanto sicura. Forse la mia è solo un'infatuazione. Che tu avresti potuto trasformare in amore. Ma non hai voluto. Io? Ma come puoi dire una cosa simile? Cosa ti manca per essere felice? Io ti amo. E ti ho sposata perché ti amo. Questa è l'unica verità che conta. Non credo che tu abbia alcun motivo per lamentarti. Non credo di averti mai mancato di rispetto. Come fai a pensare certe assurdità? Immagino che Franz ti abbia riso in faccia per questo scherzo. Noi siamo una coppia felice, Elettra. E niente può dimostrare il contrario. No, Jean. Ascolta. Tu stai solo recitando la parte del marito felice. Ma per gli altri? Forse fai bene a farlo, o forse no. Io non ti voglio giudicare. Ma qui siamo solo noi due. Tu ed io, adesso. Per chi stai parlando adesso? Per me e per te. Per un uomo e una donna che si amano e che sono felicemente sposati. Jean, tu devi renderti conto della realtà. La tua prima moglie è morta. È morta da 25 anni. È morta, non c'è più. E tu non puoi pretendere che io ti viva accanto come la sua ombra. Elettra, che stai dicendo? Come fai a parlare così? A volte, confesso, tu mi preoccupi. Che succede? Quando parli così non ti capisco. Io ti amo. Ti amo dal primo giorno che ti ho vista. La prima notte come ora. Ti amo. Non è vero! Io non posso crederti. Non è vero. Io ti amo, Jean. Io sono tua moglie. Che cosa stai aspettando? Prendimi. Ricordati però che sono Elettra.
Fortunata, davvero. Ecco. Sì. Bella mossa. Avanti. Elettra, tocca a te. Oh, sì, di passo. Ah, sì. Io passo. Grazie. Vuoi giocare o no? Passo anch'io. Franz, cosa sta succedendo? Da qualche tempo in questa casa le cose sono cambiate. Si respira un'altra atmosfera. Ho degli strani presentimenti. Franz, io ho tanta paura. È possibile che non ti accorgi di niente. Franz, ti scongiuro. Non fare niente di cui potresti pentirti. Il sole se ne sta andando. Daphne, non aver paura, sta tranquilla. Vedrai che non succederà niente. Elettra, cosa stai leggendo di bello? Un amore in campagna. È un libro che ti deve piacere molto. È la seconda volta che lo leggi. Deve essere scritto molto bene. No, ma io non l'ho letto, me ne ricorderei. Non l'ho letto. Come non l'hai letto?
Mi hai raccontato la trama? Non è la storia di quell'uomo che sposa un artista di tabarena, una ballerina? Sì, una ballerina. Hai visto? Te l'ho detto. Me l'hai raccontato una settimana fa. La memoria comincia a farti dei brutti scherzi, mia cara. E la cosa comincia ad essere preoccupante. Io non... Sarai un po' esaurita. Devi riposarti di più. Non devi stare più calma. Non capisco, no, no, non... Veretami, riposati. E vedrai che la memoria ti ritornerà. Credevo fosse scarica. Nubi minacciose si addensano nel cielo. Zio Jean, Elettra, Franz, quali oscuri pensieri vi attanagliano la mente? Svegliatevi, tornate in voi stessi, prima che sia troppo tardi. Attento, fa più. Ecco. Levati di qui. Ma non vedete che sta soffocando? Su, tieni le gambe di dietro. È possibile che dopo tanti anni che vedi nascere vitelli, tu non abbia ancora imparato che se non li aiuti nella respirazione, muoiono. Apriti, Elettra. Sei tutta bagnata. Bene. Il pericolo è scongiurato. Pupido, vai a preparare del caffè. Questo vitello trascinerà per molto tempo l'aratro, ma tu un'altra volta impara. Domattina devo andare in paese, c'è la seduta
del Consiglio Comunale. E ci sono parecchi argomenti da discutere all'ordine del giorno. Farò tardi. Ah, Franz, nel pomeriggio accompagna Elettra a casa dei suoi genitori. Io vi raggiungerò lì. Cercherò di fare il più presto possibile. Porterò il responso del dottore. Perché? Ah, non lo sapevi? Probabilmente ci sarà un nuovo erede in famiglia. Io vado via. Ho troppa paura di tuo padre. Elettra. È pazzo, Franz, è pazzo. Non fare diagnosi troppo affrettate. È pazzo solo perché ti sei pentita di averlo sposato. È pazzo perché non vuole rinunciare a te. O lo giudichi pazzo solo perché vuoi diventare la mia amante. È così. Elettra. Franz, quando tuo padre dice che io aspetto un figlio, mente. E se lo dicesse solo a te lo capirei, ma se lo dice a me, allora vuol dire che è pazzo. E che non odia soltanto te, ma anche me. Ma che dici? È come se ritenesse anche me responsabile della morte di tua madre. Stai esagerando, Elettra. Per me ha solo bisogno di un po' di comprensione. Ma allora perché mi ha sposata? Che cosa vuole da me? Amore, Elettra, tanto amore. E tu devi darglielo. Com'è giusto che io gli dia tutto il mio affetto. Qualunque siano le sue reazioni. È un uomo che ha sofferto molto la solitudine, anche se non l'ha fatto mai capire. Per questo dobbiamo volergli bene, aiutarlo, anche se a volte ci sembra un po' strano. Questo è certamente il più bel compleanno di Elettra. Abbiamo deciso di approfittare di questa occasione per annunciarvi che il nostro matrimonio sarà lietato da un'altra erede. Oh, auguri! Auguri! Congratulazioni! Brinda al coronamento di un amore autentico e sincero.
Franz. Io ti ho capito, ma lui non poteva sapere quello che ti avevo raccontato. Non posso più restare qui. E non è per quello schiaffo. Dopotutto è mio padre. Non è per lo schiaffo, ma perché non so più a chi dar ragione. Non so più chi di voi due mente. Io, solo io. Io ho mentito. Ma tu non devi andare via. Non puoi fare una cosa simile. Per tuo padre e per me. Oggi andrò nei campi a sorvegliare la semina. Scusami se tornerò tardi. Le farai compagnia tu, non è vero, Franz? Così sarò più tranquillo. Ma cos'è? Sei così pallido. Non stai bene? Ma veramente io sto benissimo. È impossibile, non si direbbe. Vieni dentro. Fa troppo freddo fuori. Potrebbe risentire la tua salute. Soprattutto il cuore. Cosa? Il cuore? Oh, scusami, mi è proprio sfuggito. Non avrei dovuto dirlo. Ma Jean, cosa sono questi discorsi sul cuore? Ma niente, cara, niente. Scusami. Ho pensato a ciò che mi disse tuo padre sugli scompensi cardiaci di cui hai sofferto da bambina. Per un attimo ho temuto per te. Questo pallore. Ma Jean, io sto benissimo. Forse si tratta solo di un malessere passeggero. Ah già, che stupido. Nel tuo stato poi direi che è una cosa naturale. Ma certo, è così. Anche quei doloretti, cara, che accusavi stamattina. I primi mesi devi riguardarti un po'. Ah, senti, Elettra, volevo parlarti di un nuovo progetto. Ho l'intenzione di fare costruire un'ala qui nella villa e pensavo di far venire quell'ingegnere. Thank you.
Sì, sono pazzo, pazzo d'amore. Pazzo di desiderio. No, Franz, no. Sta zitto, sta zitto. Ti amo, Letra. Ti ho sempre amata. Ah, sì, lo so, lo so. Me ne sono resa conto da sempre. Per un po' io ho giocato con te. Ma poi ho capito quanto eri importante. E ho avuto paura. Oh, Franz, Franz. Non dobbiamo, non dobbiamo. Sì, sì, Elettra. Ti amo. E ho bisogno di te. Oh. No, no, basta. No. Perché mi hai illuso? Ci siamo illusi tutti e due. Se per te è facile tornare indietro, per me non lo è. Non mi resta che una cosa sola da fare, andarmene. È meglio, per tutti quanti. No, ti prego, tu devi restare vicino a me. Come potrei vivere qui da sola senza di te? Oh, God.
Complimenti. Sei stata brava. Devo confessare che mi hai messo in difficoltà. Ma io chiudo il gioco. E avrò diritto anch'io, spero. Vero, Franz? Tu ora non puoi darmi torto. Bene, Elettra, visto che tu passi, gioco io. Ultima possibilità. Pupilla, abbiamo perso. Nell'inganno. Ce ne andremo via di qui. Ce ne andremo lontano. Sì, sì, Franz. Ma adesso amami. Ama. Ho deciso di andarmene, papà. Cosa? E anche Elettra. Tu, mia figlia. Mio figlio. Mio figlio. Sì, va via. Vattene. Tu non sei degno di restare in questa casa. Tu sei un mascalzone, uno sporco ladro. Ma cosa vuoi? Vuoi portarmi via mio figlio? Tu vuoi rubarmi mio figlio? Non è vero. Mai, capisci? Mai. Ma di quale figlio stai parlando? Di mio figlio. Del mio e di Elettra. Non è vero, papà, non puoi più continuare questa commedia. Sai benissimo che Elettra non aspetta nessun figlio tuo. E che tra te e Elettra non c'è stato mai niente. E allora, perché ve ne volete andare? Perché? Data la situazione, è la cosa più onesta che posso fare. Tua madre è morta, Franz. Io resterò sempre più solo. Vado via con Elettra, papà. No! No! Franz! Tu ami Elettra. Va bene. Ma perché dovete andarvene? Ci sono tante stanze nella villa. Possiamo viverci insieme. Pensaci bene. Dove credi che potresti andare? Io penso che faresti meglio a rimanere qui. Cosa? Questa sarebbe la nostra rovina. E lo sai bene. Thank you.
sera! Franz! Non ve ne andrete! Elettra. Non posso permetterlo. Tu capisci? Franz, non te ne andare. Hai un impegno. Oggi mia moglie dà un tè in tuo onore. Questo torto. È una donna sensibile. Franz! Elettra! Rientriamo in casa.